un simbolo di purezza ma anche di pace, di dialogo e di convivenza tra i popoli. È il gigantesco giglio luminoso fiorito al santuario palermitano di Santa Rosalia in omaggio alla patrona della città. Un'installazione artistica formata da 5.000 candele in una sinfonia di luce e di fede. Sono entrato nel santuario e invece di sentirmi io entrare nel santuario, è il santuario che è entrato dentro di me. E quindi un'emozione incredibile, una connessione ancora più forte con Santa Rosalia e con la Sicilia. L'idea che noi abbiamo voluto realizzare in realtà vuole essere un messaggio di pace per tutti noi e quindi vorremmo che il mondo tornasse a essere bello, fiorire, proprio rifiorire attraverso l'arte, la fede, la speranza e l'unione tra i popoli. Sul Monte Pellegrino si è radunata una folla di fedeli cattolici ed esponenti di varie religioni, tra cui l'imam di Palermo, lo sceicco Badri al-Madani, accolto dal reggente del santuario. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Ed è importante nel mondo di oggi portare proprio questa luce della sua presenza. I fedeli, dopo la tradizionale salita al santuario, la chianata in siculo, hanno sostato in preghiera, accendendo le loro candele, mentre invocavano grazie per i propri cari, il dono della salute, la richiesta di un lavoro, l'unità delle famiglie.